Allora, dai, l'ultima, veramente pochissime battute perché la giornata è molto intensa e non voglio rubare tempo. Soltanto per, intanto, vabbè, i ringraziamenti, ma i ringraziamenti prima di tutto vanno a voi che siete qua e siete tanti e per noi è fondamentale tutto questo perché il motivo vero, per il quale abbiamo immaginato incontri di questo genere risiede proprio nel modo con cui concepiamo la formazione. Concepiamo la formazione come un momento di cura, come un momento di ascolto, come un momento di relazione, di costruzione di relazione, soprattutto quando questa si indirizza a professionisti, operatori che lavorano ognuno nei propri contesti, molto spesso in isolamento, dorato isolamento o isolamento non voluto. E quindi i momenti della formazione sono anche momenti in cui finalmente ci si trova con i propri simili, con i propri pari, a scambiare esperienze concrete. La formazione ovviamente non è più solo soltanto quella scolastica, quella in cui si imparano delle cose nuove sulla base di precetti, eccetera, ma è proprio il crescere insieme. Questo è quello che ha ispirato e ispira il tutto il progetto Musei in Corso, che chiaramente è un progetto ambizioso, è un progetto che vuole coinvolgere tutti i musei italiani, 5.000, sono tanti, tante persone, contesti diversi. Per questo, diciamo, è un progetto che alterna e che è andato, diciamo, via via modificando anche il suo assetto, è partito e parte e fa e propone attività che sono sostanzialmente attività che si possono seguire su piattaforma, webinar, micropillole, corsi multimediali. Questo perché? Perché tutti comunque possano, diciamo, approcciare, avere un'idea, maturare un linguaggio comune, pensare sulle cose. Poi siamo andati avanti, abbiamo pensato, è nata l'esigenza di dare a questo sistema museale nazionale delle gambe che fossero le gambe delle persone, quindi di poter immaginare che questa formazione potesse diventare in qualche modo concreta, precipitare in qualcosa che fosse utile per tutti. E sono nati così i laboratori, laboratori dove sono stati elaborati questi famosi strumenti di cui parleremo oggi, le linee guida, i vademecum, i modelli, tutti diciamo attrezzi del mestiere, qualcosa che possiamo usare e che può essere condiviso. I laboratori ovviamente per la loro stessa natura non potevano che coinvolgere un numero esiguo di persone, 15 più o meno per ogni laboratorio, altrimenti sarebbe stato, diciamo, impossibile arrivare ad un documento condiviso. Ed è stato molto interessante anche questo processo nella selezione, nel cercare di mettere quanto più possibile voci diverse per rispettare la differenza dei contesti. È stato un lavoro che si è svolto in parte in presenza, poi ha continuato uno scambio, un impegno da parte di tutti quanti, ed è veramente encomiabile. Noi siamo restati assolutamente piacevolmente stupiti della volontà e della caparbietà con cui si è voluti arrivare a dei risultati, nonostante tutto sappiamo quanto le giornate di tutti quanti noi siano affollate. Bene, questi strumenti sono pronti, sono stati distribuiti ormai a maggio, non scorso, quello anno prima, e abbiamo pensato che sì, bene, sono disponibili a tutti, ma chi sono questi tutti? Ma vogliamo capire effettivamente quanto questi strumenti siano arrivati sui tavoli e quanto siano applicabili, utilizzabili, quanto rispondano alle esigenze. Sappiamo perfettamente quanto il nostro panorama museale sia differenziato per contesti geografici, territoriali, politici, eccetera, eccetera. Quindi ogni qualvolta proponi un modello, questo modello non è una tavola della legge, è qualcosa che si deve adattare al contesto. Per questo sono nati questi incontri in presenza, questo è il terzo che facciamo. Andiamo nelle regioni, ci sembra il luogo che è più, diciamo, amministrativamente, mettiamo insieme però qui tutti i musei della regione, quindi quelli che a prescindere dalla loro tipologia, a prescindere dal loro l'ente proprietario. E insieme vediamo che cosa è successo, vediamo quanto questi strumenti, questi modelli, che sono modelli appunto, non sono, ribadisco, è importante questo, non sono tavole di legge, siano effettivamente applicati ed applicabili, quanto debbano essere modificati, quanto possano essere suscettibili di cambiamenti. Questo è il lavoro che condurremo nella mattina con noi, con voi, ed è quindi appunto un lavoro che è improntato proprio al concetto di ascolto e di partecipazione, che sono poi i leitmotiv del nostro modello formativo. Dopodiché, appunto, come ricordava Cristina Ambrosini, cerchiamo anche di entrare nella realtà dei territori proprio per poter dare una mano, per questo è la giornata lunga e per questo il pomeriggio dedicato a un altro tema altrettanto importante, fondamentale, la transizione digitale. Il Piano Nazionale di Digitalizzazione da una parte, il FESR dall'altra, forniscono strumenti e finanziamenti molto importanti per attivare questi processi. Ma quanto, e lo sappiamo bene,
le leggi, le norme, i finanziamenti possono bastare a cambiare, a trasformare, parliamo di trasformazione digitale, sono le persone che trasformano, sono le persone che cambiano e quindi ancora una volta vogliamo partire dalle persone. Ancora una volta oggi pomeriggio sarà dedicato proprio a cercare di capire quali possono essere i bisogni, noi ragioniamo in termini di competenze, il nostro compito è la formazione, quali possono essere le attività che meglio si possono attagliare a questa situazione. Ma diciamo lo facciamo secondo un modello che è un po' dell'andare avanti continuamente, quindi cominciare comunque a proporre anche delle altre cose. A questo proposito il tema della digitalizzazione musei in corso l'ha affrontato già con un ciclo di webinar, qualcuno di voi vi avrà partecipato lo scorso maggio, mi sembra, e ne riproponiamo adesso un altro che partirà il 12 di ottobre e che è dedicata a un aspetto particolare, che è quello della creazione dei siti web. Come si crea un sito web? Quali sono le politiche, le pratiche che interessano tutti gli operatori e i professionisti del museo? Perché bene o male sul sito web alla fine ci andiamo a finire un po' tutti quanti. Non è soltanto una questione che riguarda il webmaster, non è soltanto una questione che riguarda il curatore e quant'altro, è anche la vetrina del museo, quindi è giusto. Un piccolo ciclo, 7 webinar, non si tratterà di tanto, però anche qua si comincia, approcciamo. Poi oggi vi ascolteremo e chiaramente diciamo da lì potranno nascere anche tantissime altre iniziative. Noi come fondazione, oltre Musei in Corso, che comunque continuerà il suo cammino e siamo felici, siamo il soggetto attuatore, sempre a valere sul PNRR, per il piano di formazione e miglioramento delle competenze digitali legate appunto al piano nazionale di digitalizzazione. Il programma sta partendo e, come dire, ne vedremo delle belle, ma se ce le farete vedere voi le intuiremo meglio. Grazie e buon lavoro.